Leone contro tigre. Chi è il vero re? Leoni e tigri sono i predatori più conosciuti della giungla. Ma chi è il vero re? La tigre feroce e senza paura? O il grande e cattivo leone? In questo video vi mostreremo la forza e le debolezze dei due, cercando di stabilire chi possa uscire vittorioso in una battaglia uno contro uno. Se vuoi, scrivi qui sotto nei commenti la tua opinione su chi sia il vero re. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e clicca sull'icona della campana per ricevere notifiche sui nostri prossimi video. Questa lotta a mozzafiato è successa più volte di quanto tu possa mai immaginare. Il leone e la tigre sono stati entrambi considerati simboli di coraggio, forza e dignità. Ma molte persone li considerano troppo diversi per poterli confrontare. Sia il leone che la tigre hanno una grande reputazione nelle loro aree native in relazione alle prede, ai predatori e alle persone. Il leone è chiamato il re della giungla a causa della sua maestosa criniera, che gli dà un aspetto terrificante. Il leone africano è stato a lungo considerato un simbolo di coraggio e forza. Le tigri sono la più grande specie felina esistente. Il loro caratteristico mantello arancione, le strisce nere e le marcature bianche danno loro un aspetto più che significativo. La tigre siberiana è la più grande di tutte le specie di tigre ed in molte culture considerano la tigre un simbolo di coraggio, dignità e forza. Chiavi di identificazione. Il leone è l'unico membro della famiglia dei felini che mostra un evidente dimorfismo sessuale, con i maschi e le femmine che differiscono notevolmente in termini di aspetto e dimensioni. I leoni maschi sono più grandi delle femmine e hanno in più la classica criniera. Delle specie feline viventi, il leone è eguagliato solo dalla tigre in lunghezza, peso e altezza alla spalla. Il corpo di un leone varia in lunghezza da 1,80 a 2,10 metri e con una coda di 60 cm a 1 metro e può pesare fino a 200 kg. I leoni adulti possono essere diversi tra loro per il colore, che può andare dal grigio a varie sfumature di marrone. Sia i leoni maschi che quelli femminili sono molto muscolosi, ma solo i leoni maschi hanno la famosa criniera, che in genere ha un colore brunastro e sfumato di giallo, oltre ad alcuni peli neri che si estendono lungo il collo e il petto. Le tigri sono ben note per il loro distintivo manto arancione e le strisce nere con ventre bianco. Una tigre del Bengala adulta pesa fino a 220 kg, con una lunghezza del corpo che va da 1,80 a 2,10 metri e ha una lunghezza della coda di circa 1 metro. La tigre siberiana è la più grande di tutte le tigri conosciute. È di colore più chiaro e ha un manto più spesso che gli consente di resistere alle basse temperature. Le tigri siberiane possono crescere fino a 3,3 metri dalla testa alla coda e pesare fino a 330 kg. Habitat. I leoni trascorrono gran parte del loro tempo a riposo. Infatti, restano inattivi per circa 20 ore al giorno. Si trovano nei prati e nelle zone della savana in prossimità dell'acqua. I leoni preferiscono le aree aperte piuttosto che fitte di alberi. Infatti, sono noti per essere assenti in tutte le foreste pluviali. Agli albori del mondo, i leoni si trovavano nella stragrande maggioranza dell'Africa, ma a causa della devastazione della foresta, il loro raggio d'azione si è limitato alla parte centrale e meridionale dell'Africa. Al di fuori dell'Africa, nel Parco Nazionale della Foresta di Gir, nell'India occidentale, si trovano solo alcuni leoni asiatici. Storicamente, le tigri occupavano la parte orientale della Turchia. Oggi le tigri occupano solo il 7% circa della loro zona d'origine. Più della metà delle restanti tigri vive nelle foreste dell'India. Tuttavia, una piccola popolazione rimane in Cina, Russia e sud-est asiatico. Le tigri sono considerate animali vagabondi
poiché si trovano in una vasta gamma di habitat, come foreste tropicali, prati e paludi. Le tigri generalmente richiedono un habitat con vegetazione e copertura, come le foreste, per fornire loro abbastanza ombra dal sole, risorse idriche e abbastanza territorio per cacciare la loro preda. Tecnica di caccia e dieta. I leoni sono ipercarnivori, quindi la loro dieta è composta da più del 70% di carne. I leoni africani preferiscono cacciare prede di grandi dimensioni, come zebre, bufali africani, giraffe e bestie feroci. Evitano prede molto grandi o molto piccole, come elefanti o conigli, ma caccia anche questi animali nei rari casi in cui il cibo scarseggia. I leoni sono noti per essere in grado di abbattere prede grandi due volte la loro dimensione e cacciano in modo cooperativo, che è il motivo principale del loro successo nella caccia. Uccidono strangolando o soffocando la loro preda. Le tigri, generalmente, cacciano usando imboscate, inseguendo la loro preda per avvicinarsi quel che basta per catturarla. Una caccia di successo richiede sempre esperienza, competenza e precisione. Le tigri preferiscono in particolare gli animali di taglia medio-grande, come cervi e antilopi. Sono in grado di abbattere prede più grandi, ma a volte mangiano prede molto più piccole, come scimmie, pavoni e altri uccelli terrestri, lepri e pesci. Si pensa che le tigri siano principalmente predatori notturni, ma occasionalmente cacciano anche alla luce del giorno. Ora la grande domanda: chi vincerebbe in uno scontro testa a testa? Ai leoni piace farsi chiamare il re della giungla. Tuttavia, l'habitat di molte specie di tigri è proprio la giungla. Se un animale dovesse essere incoronato re della giungla, quell'animale sarebbe proprio la tigre. Prima di poter decidere chi uscirà vittorioso in una fatale lotta tra leone e tigre, dobbiamo concentrarci sui rispettivi punti di forza e di debolezza. Per rendere questa lotta equa, supponiamo che questi combattenti per questa battaglia siano maschi dello stesso peso e taglia. Naturalmente, fatta per inseguire e lottare su tutti i terreni, la tigre è sempre pronta per un combattimento. La scarsità di resistenza dei leoni li costringe a mettere fuori combattimento l'avversario nel più breve tempo possibile. Se la battaglia dovesse durare alcune ore, il leone non sarebbe in grado di vincere. I leoni potrebbero resistere al sole e al caldo in ottime condizioni, quindi se l'incontro avesse luogo a mezzogiorno in una regione climatica calda, il leone avrebbe un grande vantaggio. In uno scontro uno contro uno tra un leone e una tigre, la natura sociale dei leoni, quella di cacciare la preda insieme, potrebbe essere la loro più grande debolezza. Secondo il centro di ricerca sui leoni dell'Università del Minnesota, le coalizioni tra due o tre leoni maschi combattono principalmente in gruppo contro rivali territoriali, mentre la tigre è sempre sola. Considerando questo, la tigre ha un'alta probabilità di successo in una lotta uno contro uno contro un leone. Le tigri sono note per avere una forza del morso maggiore rispetto ai leoni e hanno cervelli più grandi dei loro cugini. Si ritiene che la tigre abbia avuto un ruolo fondamentale nella quasi estinzione del leone indiano. Tutti e due hanno forze e debolezze, perciò darebbero vita ad uno scontro molto interessante. Il vincitore, però, non è certo e dipende da molti fattori. Amici di Zoo Planet, anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il nostro video, non dimenticare di mettere like al video, di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. A presto da Zoo Planet!